Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberta Ruggeri, sono una dottoranda del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna. Il mio progetto si basa sull'identificazione di suinetti IUGR ed è in collaborazione con un centro di ricerca in Svizzera, Agroscope, ed è parte di un progetto europeo chiamato Monogat Health, focalizzato sullo sviluppo di strategie innovative e sostenibili per ottimizzare la crescita dei monogastrici negli allevamenti. Innanzitutto IUGR sta per intrauterine growth restriction o ritardo di crescita intrauterino ed è una condizione dovuta all'eccessiva selezione genetica che è stata effettuata negli ultimi anni per aumentare la prolificità delle scrofe. Questa selezione ha determinato un aumento del numero di suinetti nati vivi, non nidiata, ma anche un aumento dei suinetti nati con un ridotto peso alla nascita e affetti da diversi gradi di ritardo di crescita intrauterino. Dovuto a un ridotto apporto di ossigeno e nutrienti durante la gravidanza. Questa condizione è legata a un aumento della morbidità e della mortalità e rende le produzioni meno sostenibili in quanto questi animali non sono efficienti. L'obiettivo del nostro progetto è identificare e caratterizzare questi suinetti per aumentare la sostenibilità e il benessere animale. Ad oggi la diagnosi di questa condizione è basata sul ridotto peso dei suinetti alla nascita o sulla forma della testa, ma in realtà sappiamo che il gold standard per l'identificazione di questa condizione è un aumentato rapporto tra il peso del cervello e del fegato, e questo è dovuto a una priorizzazione dello sviluppo del cervello durante la gestazione come meccanismo di sopravvivenza. In questo studio abbiamo calcolato questo rapporto utilizzando una TAC sui suinetti neonati e quindi abbiamo identificato correttamente e accuratamente i suinetti affetti da IUGR e li abbiamo seguiti durante tutto il ciclo produttivo. Abbiamo visto innanzitutto che la diagnosi basata sulla forma della testa o il peso alla nascita non sempre coincide con un aumento del rapporto tra il peso del cervello e del fegato e quindi non sempre è accurata. E in più abbiamo visto che il ritardo di crescita intrauterino influenza negativamente l'accrescimento, l'efficienza di utilizzazione delle proteine, il numero di giorni necessari ad arrivare al peso di macellazione e la qualità della carne. Per risolvere questo problema stiamo sviluppando un modello di machine learning in grado di predire il rapporto tra il peso del cervello e del fegato e di fornire una accurata diagnosi di questa condizione partendo da semplicemente una foto di un suinetto neonato. Se riusciamo a identificare questi suini possiamo in futuro realizzare una selezione sulle madri che producono meno suinetti IUGR e possiamo sviluppare trattamenti mirati per aumentarne la sopravvivenza e le performance. Questo renderebbe gli allevamenti più efficienti e di conseguenza le produzioni più sostenibili. Grazie.